È una specie di test. Ah, solo una mia piccola fissa. Cosa? Gli indovinelli? No, Miss V, l'ontologia. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Aspetta, ora ho io una domanda. Perché tutto questo, Dex? Perché io? Potevano esserci Jackie o T-Bug qui ora. Potevamo dirci tutto al telefono. Sarò all'antica, ma mi piace guardare negli occhi chi fa affari con me. Ho già avuto il piacere di incontrare Jaxter e la dolce T-Bug mi ha dato una mano 2 anni fa. Quindi eccoci qui. Detto ciò, ho dei lavoretti preliminari apposta per te. Ma ci arriviamo. Sentiamo, che lavoro è? C'è questo prototipo, un biochip a essere precisi. Bisogna recuperarlo, semplice. Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Non sarà un problema, no? Niente sconti per i corporativi. Cazzo, hai proprio le palle. Questo sarà l'inizio di una splendida amicizia, basata su un sacco di Eddy. Parla chiaro. Hai un piano? 2 cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. La cliente? Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirlo. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Ho una storiella per te. 2 settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ora comanda Royce, e non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Miss V? Royce, che tipo è? Uno psicopatico, amante della tecnologia. Sono in tanti in questa città. Sì, d'accordo, ma non credo che gli altri, al di là della posta in gioco, infilerebbero un amico e socio in un'asciugatrice industriale a microonde. A quanto pare, prima di tutto scoppiano gli occhi. Si sente un bel pop, poi cuoce anche tutto il resto. Pronto?
Chi è la prima donna? Un agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker all'Izzy's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Un'ultima cosa, Miss V. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ci vediamo. Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Quello sa proteggere i suoi affari. Vuole passarci alcuni lavoretti, immagino dei preparativi, prima di affidarci un grosso lavoro. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Ah, splendido. Non mi sembri elettrizzato. Cosa sai di Royce? Lui è completamente schizzato. I fattoni sniffano droga. Royce sniffa cromo. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa? Se ne va in giro a olocciattare e smanettarsi in limousine? La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra. Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? I Maelstrom o la Parker? Quale prima? La Parker. Credo sia meglio vedere lei prima. Capire che tipo è e cosa vuole. Ora lei. In questo caso io vado da Whole Foods a tastare il terreno. Annuso un po' in giro. Hasta luego. L'Arasaka ci salverà! Sei cieca? Che cazzo vuoi?
sono Stout. Inizia pure a dirmi come hai avuto questo numero. Non so soltanto il tuo numero. So anche che hai perso un convoglio. Dai, fallo tacere. Dimmi cosa sai, non farmi perdere tempo. No, non qui al telefono. Incontriamoci e trattiamo. Trattiamo? D'accordo. Prima uscita dello Skyline verso il Nid. Nel canale sotto il cavalcavia. Vediamoci lì. Occhi aperti. Meredith Stout, presumo che tu sia quella di prima. Ho una proposta per... Pensavi di ricattarmi, troia? Di dettare condizioni? Hai altro per me?
cazzo, Meredith? Chiudi quella bocca! È pronta questa merda? Pronta. Ora rispondi alle mie domande. Onestamente, sinceramente. Sei qui da sola? Sì. Sola soletta. È la verità. Controllate, ora. Ora ascoltami bene. Questo pezzo di merda, Anthony Gilchrist, è il tuo contatto? È lui che ha venduto il convoglio? Parla! Voglio una risposta. Quel tizio? Mai visto prima d'ora. Corrisponde. Ascolta, so dov'è il trasporto. Posso aiutarti. In cambio voglio solo un favore. Ve l'ho detto! Che cazzo ve l'ho detto? Non sono la talpa, porca puttana! Fatelo tacere. Liberatemi subito, prima che tu... Lei puoi lasciarla andare. Voglio sentire che cosa ha da dire. Non potevi stare calma fin dall'inizio? Chiudi quella cazzo di bocca. Dimmi cosa vuoi. Parla! Sai, potrei aiutarti a tappare le falle nella sicurezza dei tuoi convogli, in modo che non si ripeta. No, non mi interessa. Sentiamo la tua offerta. Non ho tutto il giorno. Mi serve un bot. Un flathead. Ce l'hanno i tizi che ti hanno derubata. Se mi prometti quel bot, ti dirò dov'è. Hai un piano per occupartene? Potrai prenderlo con la forza, ma si aspettano un pagamento, quindi potrai anche risolverla così. Vada per la seconda, ma una condizione. Pagherai con i nostri soldi. Mi sembra ragionevole. Ci sto. Pagali con questo chip e non preoccuparti di altro. Prova a fotterne in qualsiasi modo e ci rivedremo presto. State facendo un grosso errore. Quella puttana è bella che è morta. E vi porterà all'inferno con lei. Thank you.
Ok. Gli addi sul chip di credito sono puliti. Vediamo cosa hai scoperto. Aspetti da tanto? Mia madre diceva sempre che la pazienza si ripaga. T-Bug si è fatta viva? Le hai parlato? L'ho aggiornata ed è ansiosa di lavorare con Dex. Si sta preparando. Si conoscono, sai? Hanno lavorato insieme prima che Dex facesse carriera. È una Arch. Cazzo, che bolide. L'ho presa per poco, con la mia quota del lavoretto della Dorset. Non so dove hai preso i soldi per quella bestia. Fosse anche usata. Beh, ho chiesto un prestito, ma piccolo piccolo. Ne vale la pena, credimi. Se fossi in te, cambierei quello scarico. È vero? Perché? È un ringhio selvaggio che piace alle chicas. Quel ringhio avverte tutti nel circondario che sta arrivando Jackie. E sistemerai anche l'iniezione. Aggiornerai la mappa e metterai del nastro termico finché non recuperi gli eddi che servono a modificare lo scarico. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel botto corporativo. E non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. D'accordo. Andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Ho stretto un accordo con la Militech. Pagheranno loro per il bot.
Sono parecchi soldi da buttare via. Lascia stare, Jack. Sarà come se non li avessimo mai avuti. E poi non sappiamo come finirà questo scambio. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo da quei bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Odio questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom, invece, non si può mai sapere. Forza, facciamoci sentire. Non vi conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Ah, bel posticino. Non stonerebbe qualche pianta, però. Ah, sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Ah, deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. In antiuomo a shrapnel direzionali. La mia preferita. Raffinati. Mr. Whitey here. Drop that milk toast kibble and rush to the nearest store for a taste of sweet, 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 clean speed. Dobbiamo vedere Royce per parlare di affari. Mr. Royce è impegnato. Tratterete con me. Avete un bot. Modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega? Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Tum Tum. Divano, siediti.
stesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo prima che ti pianti un proiettile in testa. Cristo, Jack, che ti prende? Primo, non mi piace il suo tono. Secondo, se ci sediamo siamo bersagli facili. Appoggia quel culo prima Jack, che ti pianti un... Siediti. So già che non finirà bene, ma... merda. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Che cos'è? È Skiff. Roba che spacca il culo. È una vera botta, credimi. Devi provarla. Forza, fatti un tiro. Meglio? Ora possiamo parlare. Ecco qui. Flathead, modello MT-0D12. Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza mimetica, dinamica e termo-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui! Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Il Raven non è un'unità di controllo dedicata per un Flathead. Certo che no! I controller Militech si collegano automaticamente ai sistemi Militech. Non vorrete che vi tracciano mentre avete in mano merce rubata, no? Il Raven è roba nostra, con sincronizzazione neurale migliorata e niente traccianti del cazzo. Secondo me dovremmo venderlo al pubblico. Ci accontentiamo. Senti che stronzetta esigente. Vediamo i crediti. Lia Brick è già stato pagato. Lia Brick! Io non vedo nessun cazzo di Brick qui! E tu? Sto parlando con te! E dai, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? Pagherai due volte, perché io dico che pagherai due volte. D'accordo. Vuoi Flathead? Tira fuori gli enti. Sto parlando con te! Rilassati. Ce l'ho qui. Così! Senza neanche battere ciglio! Mi vuoi o no? Ho altro da fare. A proposito, non c'è ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori? Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn! Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica! Vuoi dirmi che non è morto? Ora possiamo parlare della mia offerta. No, è vivo e vegeto. E vi manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta? Hai fuso il cervello! Io non aspetto. Eccoti i crediti. Anzi, ci aggiungo anche un piccolo bonus. La Militech è sulle vostre tracce. Sono vicini. Cosa? Il chip era infettato con un virus. Ma non preoccuparti, l'ho ripulito. Controlla.
Sì, è pulito. Quella puttana frigida la sistemo io. Tutti e due nel tritacarne. Abbiamo quello che volevamo. Bene, allora andatevene. Ah, quando avrete finito di leccare il culo a Dex, ditegli che lo saluto. Pezzo di merda. Merda, la Militech! Andiamocene da qui, seguitemi! La Militech non ce l'ha fatta con il chip, ha sfoderato l'artiglieria pesante. Direi che è più il loro stile. Useremo la linea di produzione. Attivala. Quanto volete farmi aspettare ancora? Forza, sbrigatevi! Ehi, Dodomo, come cazzo ti chiami? Perché ci stai aiutando? Perché? Andiamo! In forza una tua morte sarà dolorosa! Porca puttana, non è il momento! Muoversi! Muoversi! Continuate a sparare, maledizione! Passano la speranza! Concentratevi!
via! Sai con chi hai a che fare? Vieni fuori, brutta merdina. Ah, cincao! Mi ha quasi preso! Sei qui! So che sei qui! Vieni fuori, brutta merdina! Ferita!
Abbiamo un morto! Presto, nasconditi! Da combattimento! Fare! Inizia a risparmiare per una testa nuova!
Ancora! Ancora! Muori, verme! Inizia a risparmiare per una testa nuova! Fa attenzione! Ho fatto un circuito! Una mossa. No, volevo solo dirvi che mi piace il vostro stile. Eccoci qui. Quello mi dà sui nervi. Beh, hai qualcosa da dirci? Cosa? Grazie, V. Grazie di cosa, cazzo? Di averti salvato quel culo. Ma cosa sei fatta? Siete fottuti, lo sai, vero? Per ora io sono vivo e loro no. Ma torneranno. La Militech è brava a portare rancore e a uccidere. Finché sai quali palle stringere, sei tu a decidere chi vive e chi muore. Parole sagge, non dimenticarle. Aprire il fuoco! Gli voglio parlare. Hai sparato ai miei uomini. Anthony Gilchrist. Vivo, vegeto e slegato per una volta. Hai una buona memoria per i nomi. Ma non basta quando si spara a degli uomini della Militech. Hanno sparato prima loro. Un fatto irrilevante per la direzione della Militech. Ma se avessi lavorato con Stout, a quest'ora sarei morto. Non l'avrai fatto di proposito, ma mi hai salvato la vita. E io adesso salvo la tua. Siamo pari. Grazie. Non sei poi così male. Faccio i miei interessi, non i tuoi. Mi tenevano d'occhio, ma immagino che tu lo sappia già. Gli uomini di Stout controllavano te e i miei controllavano loro. Alla fine ha perso la pazienza. Pensava che tu volessi fregarla insieme ai Maelstrom. Ha premuto il pulsante rosso troppo presto. Un classico. Quando non sai cosa fare, ordina un assalto armato contro una fabbrica alimentare. Sì, un buon riassunto. Ho fatto in modo che ne pagasse il prezzo. Fare affari con i Maelstrom non finisce mai bene, eh? Che è successo a Stout? Ha scommesso male e ne ha pagato le conseguenze. Tutto qui. Ti basti sapere che non la rivedrai più. E tu? Che ci fai qui? Beh, non so ancora chi sia la tal. Speravo che i Maelstrom potessero chiarire questo punto. A ogni modo, dov'è Royce? Devo parlare con lui. È stato un piacere. Porca troia, V. Pensavo che non ce l'avremmo fatta.
Abbiamo finito qui. E ora? Ne ho abbastanza per oggi, direi. Dì a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Il grassone farà meglio a stapparci una bottiglia dopo il lavoro di oggi. Ai luego, vi. Come butta, Miss V? Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Vic. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? Ho parlato con Stout, abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. Ho avvertito Royce. Abbiamo fatto un patto. Hai le palle quadrate, Miss V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al chip. La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar, in bocca al lupo. Walk.